Vetro rotto? Dr. Glass risolve. Find yourself in Esprit. Amici sportivi di Odeon, benvenuti da Floriano Moboni al nono appuntamento settimanale con S4. S4 è il programma televisivo delle 4S, Sport, Sun, Sea e Snow. S4 in onda sulle frequenze di Odeon TV da fine gennaio sino a fine maggio. Sono 18 le puntate previste per questa nuova produzione televisiva. Siamo in primavera, finito il periodo invernale, si può sciare ancora sino a metà aprile, dopo Pasqua fino a giugno nei ghiacciai, e iniziamo da questa settimana parlando, dopo aver parlato nelle scorse puntate di sport invernali, di sport estivi. Mia compagna di viaggio in questa nuova produzione televisiva, Elisa Santamaria. Ciao Floriano e buonasera a tutti gli amici che ci seguono da casa. Oggi parleremo, come ha detto Floriano, di sport estivi e lo faremo con un gruppo di meravigliosi giovani atleti. Parliamo di sci nautico, con me ospite in studio tre grandi atleti di questa meravigliosa disciplina, ma iniziamo con Alessandro Vanoi, segretario generale della Federazione Italiana Sport Invernali. Gli amici di Odeon se lo ricordano perché è l'ex commissario tecnico dello sci di fondo, è stato nostro ospite varie volte. Sandro, si parla di sci nautico, basta sci di fondo, la stagione è finita, quindi... La stagione non è ancora finita, comunque ancora... la neve si sta sciogliendo, quindi diventa acqua, adesso è ora di mettere ai piedi lo sci d'acqua e partire con la nuova stagione. Grazie per averci portato qui in studio grandi personaggi di questa meravigliosa disciplina che è lo sci nautico. Carlo Allais, 28 anni, di Avigliani, provincia di Torino, uno dei grandi interpreti delle discipline classiche, uno dei grandi campioni della nostra federazione. Alice Bagnoli, una delle promesse, 15 anni, già primatista, poi ci racconterai il tuo grande presente, il tuo grande futuro. E poi un grande personaggio, Daniele Cassoli, già campione del mondo, è un atleta non vedente, diversamente abile. Grazie Daniele per essere qui con noi, aver appunto accettato il nostro invito, perché la Federazione Italiana Sci Nautico è una delle federazioni più importanti, che ha proprio sposato la causa dei diversamente abili, non vedenti. Sandro, è una parola un po' difficile, però adesso c'è un comitato paraolimpico molto importante. Possiamo dirlo che la Federazione Italiana Sport Sci Nautico e Wakeup è stata una delle prime a sposare. È stata la prima in assoluto ad avere una squadra di atleti disabili all'interno della federazione. Infatti, quando poi è nato il CIP, ci ha riconosciuto questo privilegio e ci sta dando una grandissima mano per questi splendidi atleti. Ecco, quindi proprio partiamo con Daniele. Allora Daniele, tu sci da 14 anni, sei nato a Roma, mi vivi a Gallarate, sci, fai anche lo sci d'inverno, ma la tua grande passione, il tuo grande sport è lo sci nautico, campione del mondo non so quante volte, hai il record del mondo del salto, di figure, insomma raccontaci un po' la tua passione Daniele per lo sci nautico, come è nata e come la vivi. Beh, la mia passione per lo sci nautico è nata, diciamo, in coda a quella dello sci da neve, nel senso che è stata una ragazza che sciava sulla neve con me che mi ha consigliato questo stupendo sport. E io devo dire che dopo mi sono progressivamente appassionato allo sci nautico. Sono partito da una gita proprio sul lago di Como, e quando avevo solamente 9 anni, e allora veramente solamente che un cieco uscisse dall'acqua era già un risultato. Nel frattempo abbiamo proprio le immagini proprio di Daniele che appunto sta facendo... Non è questo? Sì, sì. È che lui? Sì. Fai così bravo, Daniele. Sono fatto un video montaggio. Come fai? Non so, io le immagini non ve le posso commentare, però sicuramente diciamo che appunto quello che dicevo è proprio quello che sottolineava anche Alessandro. La nostra federazione è stata la prima a credere proprio nel progresso tecnico anche dello sport disabili. Cioè, quante boie fai? Come fai a fare le boie? Noi con le boie abbiamo un rilevatore sonoro che calcola l'angolazione della corda. Lo sciatore si sposta a destra e a sinistra rispetto alla barca che va dritta e quindi muove la corda. Questo rilevatore sonoro è un rilevatore che calcola l'angolazione della corda. Nel momento in cui lo sciatore raggiunge l'angolo che corrisponde a una boa, per chi vede, suona, e quindi lo sciatore sa che deve... E invece questi sono, tu sei fortissimo anche, oltre che nel salto, abbiamo parlato di slalom, anche nelle figure.
Sì, stiamo vedendo in questo stiamo proprio vedendo le tue immagini. Nelle figure invece diciamo che non ci sono differenze sostanziali, nel senso che vabbè, lo sciatore che vede le boe di inizio del percorso di gara, per noi c'è un segnale sonoro, quindi una persona che con un fischietto semplicemente banalmente ci fischia e noi possiamo iniziare a fare le figure. Chiaramente per una persona che non vede l'apprendimento motorio delle figure è molto 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 complesso. E poi c'è il salto dove tu hai il record del mondo con oltre 20 metri, giusto? Sì. Il salto è un'emozione nuova per me perché sono appena 3 stagioni che salto, però mi affascina molto, è molto adrenalinico. Nel salto è l'unica disciplina in cui un'altra persona scende in acqua insieme a me, quindi insieme all'atleta non vedente. Ne parleremo, bravissimo Daniele, bravissima la federazione che supporta, lo ricordiamo, diciamo proprio una squadra importante che ha vinto non so quanti titoli, giusto Sandro? Sì, diciamo che siamo secondi al mondo come nazione, direi un po' defraudati dai risultati degli ultimi campionati del mondo d'America, e sicuramente per quanto riguarda gli atleti italiani siamo la prima squadra per quanto riguarda questa disciplina. Diversamente abili i campionati europei quest'anno in Francia, l'Eurotour invece a Recetto a settembre. Secondo, parliamo a un altro protagonista, Carlo Allais. Già campione italiano, campione europeo nelle categorie giovanili, sei sesto nel ranking mondiale 2011 delle discipline classiche, ha iniziato il 2012 alla grande perché sei reduce da una gara a inviti in Australia, il Moomba Master a Belmore, dove sei arrivato secondo, quindi il 2012 Carlo è iniziato bene. Iniziato molto molto bene, iniziato con molto sprint perché per preparare questa gara non è semplice, perché per noi è completamente fuori stagione, marzo si comincia la stagione, ci si comincia a svegliare un po', e invece l'ho presa parecchio di petto e mi sono preparato in pochissimo tempo, ma appunto avevo solo questo obiettivo, solo questa gara. Ed è stata una bellissima sorpresa. Negli anni scorsi non avevo partecipato a questa gara perché è sempre un po' fuori stagione. Quest'anno ci ho voluto provare bene, con metodo, e funzionato. Per i non appassionati di sci nautico che guardano la nostra trasmissione, tu sei fortissimo nello slalom. Sì. Com'è la gara? Ci sono le boe d'entrata e di uscita, c'è il cancelletto, ci sono, sì, le 6 boe, poi viene accorciata la corda, giusto? Esatto, la velocità della barca è costante per noi, 58 km orari. Okay, questo... La barca passa nel mezzo, si passa dal gate, dall'ingresso, si deve girare intorno alle 6 boe. Se si concludono le 6 boe, si arriva al fondo del lago e si accorcia la corda. Ovviamente la corda ha degli accorciamenti, delle lunghezze standard, e queste lunghezze bisogna appunto concluderle tutte quante per poter passare alla Il tuo record è 2 boe e mezza, 10:25, giusto? Esatto, il problema è fare tutte le altre. Il problema è... Perché nella gara, come in una gara di sci da neve, c'è una sola possibilità: se si sbaglia, se si cade, si manca una boa, si va a casa. Le immagini si riferiscono all'anno scorso, quando hai vinto il titolo italiano. Un tuo grande avversario è Thomas De Gasperi, che invece è il record del mondo, c'è una grande rivalità, amici e rivali. Esatto, sì, chiamarlo avversario mi fa un po' ridere. È una brutta parola. No, semplicemente non mi appartiene. Insomma, competizione che fa bene. Molto bene. Ora invece passiamo il presente Carlo Allais, ora andiamo invece al futuro. Alice Bagnoli, 15 anni, tu sei la più forte nelle tue categorie, ai 15 anni, l'anno scorso nell'Under 14 hai vinto tutto quello che c'era da vincere, sei la più forte in Europa della tua categoria, giusto Alice? Sì. L'anno scorso sono arrivata prima in slalom figure combinata agli europei in Ucraina e ho iniziato la mia stagione a maggio con una gara di inviti in Florida, gli US Master, dove ho ottenuto il terzo posto. È stato molto impegnativo perché comunque ho gareggiato contro ragazze più grandi di me. Ti vediamo qui nella tua specialità preferita, che sono le figure, dove sì, c'è la tua. Ecco, come invece Carlo ci ha spiegato come funziona lo slalom per gli amici neofiti, come funzionano le figure, Alice? Ci sono 2 passaggi, 2 boe di ingresso, diciamo, e 2 boe di arrivo. E un passaggio dura 20 secondi e se uno cade nel primo passaggio ha comunque il secondo, se no va a casa. Ecco, tu dove ti alleni? Anche tu, c'è una famiglia che ti aiuta, c'è una tua sorella Martina che è brava anche lei, il papà che ti supporta. Non è facile fare sci nautico, tu lo fai dove? A Novara, a Recetto. Ecco, Recetto, che Sandro è il centro federale proprio della Federazione Italiana, che quest'anno ci sono i campionati europei.
la gara più importante dell'anno, perché quest'anno siamo senza i campionati del mondo, di conseguenza questa è la gara più importante dove arriveranno sicuramente tutti gli atleti più forti europei per cercare di battere i nostri italiani. Qua c'è un Carlo Allais che è caricatissimo dopo il risultato che ha fatto, quindi lo vedremo. Lo ricordiamo, Carlo Allais secondo al Mumba Master in Australia, che la gara inviti, perché lo ricordiamo, diciamo, lo sci nautico è molto uno sport anglosassone, americani, inglesi, australiani sono i più forti al mondo, l'Italia però fa la sua bella figura. Diciamo sì, abbiamo sempre avuto da sempre ormai, possiamo dire da molto molto, dagli anni 70 ormai, abbiamo sempre avuto degli ottimi campioni. Forse non abbiamo i numeri della Francia, non abbiamo i numeri degli Stati Uniti come numeri... Come base. Esatto, però abbiamo dei talenti e soprattutto abbiamo delle persone, come in tutti gli altri sport, che possono farcela e possono avere il talento per arrivare in alto. Ecco, lo ricordiamo, campionati europei quest'anno a Recetto, mondiali all'Idroscalo di Milano nel 2015, un grande successo, Sandro, della federazione. Nel 2015, proprio in occasione dell'Expo Milano, i mondiali sì, si fanno. E nel 2013 abbiamo i campionati del mondo disabili sempre all'Idroscalo, quindi è una preparazione per il 2015. Ecco, proprio a un antipasto, grazie al nostro Daniele che l'abbiamo già, insomma, quindi deve preparare. Quest'anno c'è gli europei in Francia, l'Eurotour a settembre e i mondiali 2013 l'anno prossimo. Sì, sì, ma viene tutto molto facile perché appunto la federazione ci supporta e ci sopporta e quindi devo dire che... È un grosso stimolo maggiore che sapere che i mondiali saranno in casa, chiaramente gli anni prima li si vivono con un pizzico di adrenalina in più. Ecco, come fai a prepararti, Daniele? Com'è la tua preparazione? Ma noi abbiamo il nostro allenatore che è Daniele D'Alberto, che appunto è... Daniele D'Alberto, mio collega, insegnante di educazione fisica, sì, esatto, lo ricordo volentieri. Maratoneta. Maratoneta. Andò a fare la maratona. Mazza. Non mi ricordo, insegnavo educazione fisica sì. 25 anni fa. E lui appunto segue il progetto nostro, quindi abbiamo appunto il nostro allenatore e ci alleniamo tutti insieme nel centro di Recetto e quello è il mio, diciamo, riferimento. Poi d'inverno chiaramente si fa una preparazione a secco purtroppo, però appunto l'estate siamo lì ad allenarci. Bellissimo. Ci fermiamo un attimo però adesso, perché è il momento della pubblicità, restate con noi. Vetro rotto? Dr. Glass risolve. Fan yourself in Asprey.